Sono veramente io a ringraziare Giuseppe, il professore Meazza e gli amici di Inscibolletta per questa occasione che mi viene data. Felice di essere qui con voi in questa splendida cornice, in questo contesto di riflessione filosofica veramente stimolante. E la relazione che proporrò, come veniva detto poco fa, ha come titolo Intersoggettività e conoscenza simbolica in Max Scheler. Parlo di simbolo e non di metafora, perché questo è il termine che Scheler usa, ma è chiaro che quando parliamo di simbolo nell'ambito della intersoggettività, del linguaggio simbolico, nell'ambito dell'intersoggettività, così come nell'esperienza religiosa, parliamo di un linguaggio che ha esattamente come la metafora una capacità evocativa e che si lega strettamente al vissuto. Un linguaggio che supera la sfera della logica pur avendo una chiara e forte portata conoscitiva, consentendo una conoscenza particolare che non è in alcun modo inferiore rispetto alla conoscenza logica, alla conoscenza di tipo logico, ma che anzi ne costituisce per molti versi la radice, perché rimanda la conoscenza che appunto si dà attraverso il linguaggio simbolico, rimanda alla radice stessa della conoscenza, alla condizione di possibilità ultima della conoscenza. Quando parliamo di conoscenza simbolica, quando parliamo di linguaggio simbolico e di conoscenza simbolica, in Max Scheler il riferimento all'alterità è un riferimento che è fortemente presente, che è in primo piano. Anzi, possiamo dire che il linguaggio simbolico è il linguaggio dell'alterità, è il linguaggio della trascendenza, e questo sia nell'ambito della intersoggettività, della comunicazione intersoggettiva, quanto nell'ambito dell'esperienza religiosa. Il linguaggio simbolico è il linguaggio attraverso il quale si dà ciò che è trascendente, che rimane in ogni caso trascendente. Il linguaggio simbolico è proprio della relazione all'alterità, della relazione all'altro che rimane altro, pur lasciandosi comprendere in una relazione che ha i caratteri della coappartenenza, che appunto si dà nell'essere con, si dà in una partecipazione che è una partecipazione di tipo ontologico, prima ancora che logico, ontologico ed esistenziale. Allora, il nesso tra conoscenza simbolica e alterità, tra linguaggio simbolico e alterità, si comprende in tutta la sua portata rivelativa e veritativa nella riflessione di Max Scheler, proprio quando facciamo riferimento all'ambito della intersoggettività o, come dicevo prima, anche all'esperienza religiosa. Tra l'altro, la riflessione relativa all'intersoggettività e quella che concerne l'esperienza religiosa sono strettamente legate in Scheler, e gli scritti che appartengono alla fase forse più feconda del pensiero scheleriano, quella cosiddetta cattolica, gli scritti che riguardano questi due ambiti dell'esperire, del vissuto umano, appartengono di fatto agli stessi anni, allo stesso arco temporale. Parliamo degli anni che vanno dal 1912 al 1921-22. 22 è l'anno della seconda edizione di Essenze e forme della simpatia. Siamo già in una fase ulteriore di sviluppo del pensiero scheleriano, ma appunto gli anni precedenti sono stati anni di estremamente fecondi, nei quali abbiamo l'elaborazione della prima stesura di Essenze e forme della simpatia, pubblicata nel 1912, ma abbiamo anche lo scritto sul pudore, abbiamo lo scritto al formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori, e poi gli scritti che poi verranno raccolti nell'Eterno nell'uomo, gli scritti di filosofia della religione di Scheler.
Il linguaggio simbolico, dicevamo, è proprio della relazione all'altro, ha una portata rivelativa e veritativa, e il linguaggio simbolico attiene ad un vissuto relazionale che coinvolge profondamente e interamente il soggetto. Questo è quanto viene messo in evidenza chiaramente da Scheler. E nel linguaggio simbolico pensiero e vita appaiono profondamente intrecciati in una trama che è tessuta dalla relazione. Anzi, il linguaggio simbolico e la conoscenza che rende possibile rivelano prima di tutto il carattere originario della relazione. Il fatto che la relazione non è qualcosa che si aggiunge all'esistenza, non è qualcosa che si può scegliere o non scegliere di vivere senza che nulla cambi in qualche modo, non è qualcosa che appunto interviene dall'esterno, ma appartiene la relazione, appartiene originariamente all'esistenza, appartiene originariamente alla persona che è di per sé relazione. E il linguaggio simbolico, con la conoscenza particolare a cui dà luogo, sta esattamente ad attestare il carattere originario della relazione, come vedremo. L'altro non mi è dato in un ragionamento per analogia o in una deduzione logica, ma mi è dato in un con essere che si lascia avvertire prima di tutto a livello affettivo e emozionale, esattamente il livello che viene messo in moto prima di tutto e fondamentalmente dal linguaggio simbolico. Quel livello affettivo e emozionale che è la radice di ogni possibile conoscenza. Quindi non una conoscenza di serie B o ancora di più una forma di irrazionalismo. Il porre in evidenza il coinvolgimento affettivo e emozionale come quel coinvolgimento che appunto è attivato dal linguaggio simbolico sta a ricordare che la radice di ogni possibile conoscenza è esattamente nell'affettività, è esattamente nell'amore, un principio agostiniano che Scheler sposa totalmente, che ripropone con grande acutezza. L'amore è radice del conoscere e nel simbolo il nesso amore e conoscenza emerge in maniera estremamente chiara, particolarmente forte. Il che vuol dire anche che la possibilità stessa della comunicazione, della comunicabilità, va ricondotta a questo nesso amore e conoscenza, perché il linguaggio simbolico è come linguaggio dell'alterità. E la conoscenza simbolica come conoscenza dell'altro, la prima, originaria, ma anche forse l'unica vera e autentica conoscenza che possiamo avere dell'altro, dell'altro che rimane comunque mistero, dell'altro che comunque rimane trascendente. Ecco, il linguaggio simbolico, la conoscenza simbolica, non pur essendo fortemente legati all'esistenza, alla singolarità dell'esistenza, ci veniva ricordato questo splendidamente anche nella relazione del professore Cantillo su Jaspers, pur essendo legati all'esistenza, alla singolarità dell'esistenza, il linguaggio simbolico non rimane incomunicabile, ha una ineffabilità, c'è una inesauribilità, una ineffabilità, che però non vuol dire, non è afasia, non è impossibilità di comunicazione. Probabilmente l'intreccio che si dà nel linguaggio simbolico è esattamente quell'intreccio profondo tra silenzio e parola, di cui pure si parlava prima con riferimento a Guardini, il che vuol dire che la parola che è propria della conoscenza simbolica, la comprensione che si dà nella conoscenza simbolica è una comprensione che sgorga dalla profondità dell'essere, dalla profondità dell'esistenza e dunque dalla profondità dell'essere, lì dove appunto si dà la relazione con l'altro che è originaria e non successiva, non opzionale potremmo dire, ma costitutiva e originaria dell'essere della persona e dell'esistenza stessa. Ed è esattamente nel nesso amore-conoscenza che cogliamo anche questa comunicabilità del linguaggio simbolico, perché la conoscenza che nasce dall'amore
non è una conoscenza incomunicabile, ma è una conoscenza che è ancora più profondamente, più radicalmente comunicabile, perché è una conoscenza che si dà nella relazione e dunque si dà suscitando essa stessa una trama di relazioni. Si dà nella relazione e suscita di per sé una trama di relazioni. Potremmo dire che è una conoscenza che genera relazione e che ha un carattere relazionale e dunque un carattere profondamente comunitario, in radice. Anche qui non abbiamo una coloritura comunitaria o l'acquisizione di una dimensione, di una modalità che appunto va costruita ad arte. Ma è qualcosa, ma la dimensione comunitaria, dunque la comunicabilità è qualcosa che appartiene in radice ad un linguaggio e ad una conoscenza che si dà all'interno di una relazione e dunque genera relazione ed è per questo capace di generare relazione. Ma entriamo nel merito della riflessione di Scheler. L'analisi della conoscenza interpersonale, così come viene condotta da Scheler, si realizza nel confronto critico con le teorie in voga nei primi anni del Novecento. Scheler contesta sia la teoria della conclusione per analogia, alla quale a suo avviso è riconducibile la stessa analisi husserliana, sia quella dell'empatia proiettiva e degli impulsi imitativi sostenuta da Lipps. Per Scheler non corrisponde alla verità delle cose, e questo è molto importante, la cosa che vorrei ci terrei a sottolineare è questo che voi sapete molto bene, cioè la fenomenologia aiuta a leggere la vita e a leggerla in profondità, aiuta a dare un nome al vissuto, a comprendere ciò che accade appunto nell'esperienza che facciamo comunemente, in quell'esperienza che appartiene a tutti. Ci aiuta a leggerla e a ridirla e in qualche modo ci offre una grammatica per poter appunto ridire l'esperienza, comprenderla e dirla, esprimerla. Allora, per Scheler non corrisponde alla verità delle cose, cioè non corrisponde a ciò che sperimentiamo quotidianamente, affermare che ci sia sempre dato in primo luogo solamente il proprio io. E che ciò che in primo luogo ci è dato di un altro uomo sia la sola apparenza del suo corpo. Basta pensare, dice Scheler, alla vita psichica infantile oppure ai fatti della vita psichica dei popoli primitivi per constatare che non sussiste originariamente una chiara distinzione tra le proprie esperienze e le altrui esperienze. Non funziona? No. Ha deciso di boicottare. C'è un boicottaggio implicito, ma vinceremo lo stesso. Però penso che si sentiva lo stesso, no? Sì. Vabbè. Allora, riprendiamo. Ecco, dicevo che non corrisponde alla verità delle cose affermare che ci sia sempre dato in primo luogo solamente il proprio io e che ciò che in primo luogo ci è dato di un altro uomo sia la sola apparenza del suo corpo. Se consideriamo la vita psichica infantile, così come i fatti della vita psichica dei popoli primitivi, possiamo constatare, dice Scheler, che non esiste una chiara distinzione, che originariamente non c'è una chiara distinzione tra le proprie e le altrui esperienze, perché di fatto si è come immersi in un unico flusso di esperienze. In un primo tempo, scrive Scheler, l'uomo vive più negli altri che in se stesso. Se ricordassimo questo forse staremmo un po' meglio. E ancora dice che la percezione interna, non è di per sé unicamente autopercezione, perché la percezione interna abbraccia, sono ancora parole di Scheler, anche l'io e l'esperienza dell'altro. E questo per il potere che appartiene alla percezione interna, un potere che è a priori. Quindi, di per sé, la percezione interna abbraccia l'io e l'esperienza dell'altro, esattamente come abbraccia l'esperienza dell'altro, esattamente come abbraccia il mio io, e la mia esperienza in generale e non solamente il presente immediato. Allora, la consapevolezza dell'esistenza dell'altro ha un carattere originario. Non solo, ma
la consapevolezza dell'esistenza dell'altro non è determinata dalla percezione del corpo altrui. E ciò che primariamente cogliamo non è il corpo nella sua datità fisica, la sola apparenza del corpo dell'altro, non è il corpo nella sua datità fisica, quanto piuttosto dei fenomeni espressivi. La primissima cosa che l'uomo coglie nell'esistenza che si trova fuori di lui è esattamente data dalle espressioni. Il corpo umano è come un campo di espressione della persona, anzi è campo di espressione della persona. È soltanto forzando la mano in qualche modo, è soltanto in qualche modo procedendo in maniera artificiosa che possiamo rendere il corpo umano un dato da analizzare, da scomporre, qualcosa di inerte. Perché il corpo, appunto, in quanto corpo vissuto, è campo di espressione della persona. Che uno sia di sentimenti amichevoli o ostili nei miei confronti, io lo capisco nell'unità espressiva dello sguardo, assai prima di essere in grado di indicare, ad esempio, il colore e la grandezza degli occhi. Ad esempio, io in questo momento colgo la vostra attenzione prima ancora di vedere il colore dei vostri occhi, o la vostra partecipazione o disappunto rispetto alle cose che sto dicendo prima ancora di scorgere il colore dei vostri occhi. E non soltanto perché siamo distanti, ma perché di fatto appunto ciò che cogliamo prima di tutto nel presentarsi all'altro, nel presentarsi a noi il corpo dell'altro, è esattamente l'espressione di cui il corpo è campo. Non per deduzione, ecco, ma questa comprensione è una comprensione che si dà non per deduzione, ma immediatamente. Vi è dunque un percepire originario, un percepire originario nel quale si dà la conoscenza dell'altro, una conoscenza che dunque viene ad essere immediata e mediata nello stesso tempo, immediata perché l'altro non diventa comprensibile per noi attraverso un procedimento causale, e mediata perché appunto la conoscenza dell'altro avviene attraverso la mediazione dei fenomeni espressivi. Ma a questo punto possiamo chiederci: com'è possibile che nel gesto o nelle variazioni del corpo dell'altro io percepisca qualcosa che va oltre il suo corpo e il suo gesto? La realtà psichica non può costituire il contenuto di alcuna sensazione di per sé. Eppure è certo, sono parole di Scheller queste, che nel sorriso noi crediamo di cogliere direttamente la gioia dell'altro, nelle lacrime il suo dolore, la sua sofferenza, nel suo arrossire il senso di vergogna, nelle sue mani imploranti la sua preghiera, nel tenero sguardo dei suoi occhi il suo amore, nel digrignare dei denti il suo furore, nel suo pugno minaccioso la sua minaccia, nel suono della voce il senso di ciò che vuole dire, e così via. Ciò che noi percepiamo degli altri uomini con i quali viviamo, allora, non sono prima di tutto gli altri corpi, ma non sono neppure gli e le anime degli altri, bensì le totalità unitarie che noi intuiamo, senza che questo contenuto intuitivo sia analizzato nel senso della percezione esterna e della percezione interna, almeno non inizialmente. Perché questa distinzione sarà una distinzione che interviene poi successivamente. Ciò che cogliamo, in altri termini, nei fenomeni espressivi, è il tutto individuale della unità vivente della persona. In una magistrale pagina dello scritto sul pudore, che è contemporaneo alla stesura di Essenze e forme della simpatia, Scheller osserva che è fondamentale per ogni comprensione degli altri uomini il fatto che fenomeni fisici, colori, linee, forme, che da un punto di vista puramente naturale rinviano a realtà statiche, nell'ambito dell'intersoggettività ci siano dati come simboli espressivi di intenzioni e di atti di natura psichica provenienti da un io, e ciò vale per il viso, gli occhi, i movimenti delle mani. Nella conversazione abituale con un uomo dotato dei sensi, tutto, scrive Scheller, è per noi campo di espressione delle sue intenzioni.
L'elevazione della mano è per noi immediatamente un'indicazione, era una preghiera, era un gesto di comando, era una minaccia. Il suo occhio non ci è dato come all'oculista, come un globo mobile costituito dalla pupilla, dal bulbo, dalla cornea, ma solamente come punto di partenza di sguardi dai significati diversi ed esprimenti diverse qualità di espressione, come la bontà, la severità, la derisione, la sfiducia, la domanda, la fiducia e il dubbio. Ecco, questi fenomeni fisici vengono colti allora immediatamente come simboli di espressione della individualità psichica altrui. Abbiamo qui non una relazione causale, ma una relazione simbolica, appunto, che determina una vera e propria trasfigurazione di senso. Perché immediatamente, e non per deduzione logica, percepiamo nel fenomeno espressivo l'esperienza vissuta che, si badi bene, non è soltanto all'origine, quale causa del fenomeno espressivo, ma che in esso è resa presente per noi. Il simbolo rende presente la realtà che significa, così che questa diventa immediatamente percepibile in e attraverso la mediazione sensibile. Così il rossore rende immediatamente percepibile la vergogna nel rossore stesso, quindi nel linguaggio simbolico, nella relazione simbolica che si stabilisce. L'immediatezza, la relazione simbolica che lega le esperienze vissute ai fenomeni sensoriali non ha un valore puramente espressivo. Essa presenta una chiara valenza conoscitiva, perché è la sola via attraverso la quale ci è dato di accedere all'esperienza dell'altro. Quindi la relazione simbolica che appunto abbiamo nei fenomeni espressivi non è una relazione dal valore puramente espressivo, ma ha una chiara valenza conoscitiva. Ma quale conoscenza diventa possibile attraverso i fenomeni espressivi, attraverso la comunicazione delle esperienze vissute dell'altro nei fenomeni espressivi? Abbiamo qui un procedimento conoscitivo che è del tutto differente dal percepire della conoscenza oggettuale. Attraverso i simboli espressivi della vita psichica altrui, infatti, io rivivo l'esperienza dell'altro, ma rivivo l'esperienza dell'altro nella chiara distinzione tra l'emozione e l'esperienza dell'altro e la mia reazione all'emozione altrui. Comprendere, infatti, significa consentire. È il darsi di una immedesimazione vitale e affettiva, che però è molto diversa dalla identificazione emotiva o dalla onipatia. È altra cosa rispetto al contagio emotivo, che pure Scheler prende in esame, appunto, in essenze e forme della simpatia. Perché appunto qui abbiamo la percezione dell'esperienza dell'altro, del sentire dell'altro, in un consentire, in cui il sentire dell'altro rimane dell'altro. Non c'è una confusione, non c'è una espansione del proprio sentire che viene proiettato nell'altro, ma c'è piuttosto il riconoscere il sentire dell'altro, riconoscendosi in quel sentire, sentendo con l'altro. Quindi la possibilità, vi è qui la possibilità di rivivere o di coesperire uno stesso sentimento spirituale, possibilità che appunto è data attraverso il linguaggio simbolico, attraverso la relazione simbolica che si dà nei fenomeni espressivi. Per Scheler ciò che rimane non comunicabile sono gli stati corporei esperiti dal singolo, ma non i sentimenti spirituali. Perché anzi, è soltanto se ci si eleva al di sopra degli stati corporei e se ci si muove nella dimensione dello spirito che si apre dinanzi al nostro sguardo l'esperienza psichica degli altri. È impossibile avere la medesima sensazione localizzata in determinate parti del corpo di uno stesso piacere sensibile o di uno stesso dolore. È possibile invece sentire con l'altro, rivivere, immedesimarsi in termini affettivi
nel sentire dell'altro, con sentire appunto. E questo con sentire è l'unica conoscenza possibile dell'altro. L'altro lo si comprende, lo si conosce soltanto sentendo con lui, rivivendo il suo sentire nel nostro sentire, mantenendo appunto la distinzione. Perché la persona, dice Scheler, è l'unità vissuta dei suoi atti, e dunque è soltanto attraverso la partecipazione ai suoi atti, quindi la partecipazione al suo sentire, che è possibile appunto la conoscenza dell'altro. Questo vuol dire che il simbolo attiva una comprensione che ha una valenza che è una valenza noetica ma anche ontologica, perché la conoscenza che rende possibile il simbolo è una conoscenza che rende partecipi dell'essere dell'altro. E c'è un'altra sottolineatura che però va fatta a questo proposito, il fatto che questo comprendere, che appunto si dà attraverso la relazione simbolica, ha un carattere fortemente recettivo, perché comprendere l'altro è possibile soltanto in virtù del suo rivelarsi. I fenomeni espressivi mi rivelano l'altro. L'altro si rivela attraverso l'espressione del viso, dello sguardo, e questo sta a ribadire un principio che è fondamentale nell'ambito della intersoggettività, che è il principio della trascendenza irriducibile dell'altro. Una trascendenza che appunto rende possibile la conoscenza soltanto come un accogliere il rivelarsi dell'altro. Posso conoscere l'altro, posso sentire il suo sentire, posso sentire con l'altro nella misura in cui l'altro mi si rivela, nella misura in cui appunto l'altro si esprime, rivela se stesso, e nella misura in cui accolgo questo rivelarsi dell'altro, mi apro al rivelarsi dell'altro, nella consapevolezza della duplice trascendenza dell'altro e quindi nella consapevolezza anche del limite che la comprensione inevitabilmente presenta, perché appunto la persona individuale dell'altro rimane comunque trascendente, così come rimane comunque trascendente la persona assolutamente intima dell'altro, della quale sappiamo a priori, anche in caso di massima prossimità, tanto che esiste in modo essenzialmente necessario quanto che essa resta assolutamente chiusa ad ogni possibile coesperienza. Vediamo quindi il rapporto con l'alterità, con il senso della irriducibilità dell'alterità che emerge nella conoscenza simbolica è evidente. Allora, a questo punto possiamo, riprendendo la sottolineatura della valenza gnoseologica della relazione simbolica, e quindi ancora rimanendo nel campo di una riflessione che riguarda la particolare conoscenza cui dà luogo il linguaggio simbolico nel suo riconoscimento all'interno di una relazione, possiamo provare a mettere in evidenza i caratteri della conoscenza simbolica che si dà nell'ambito della intersoggettività, e possiamo mettere in evidenza le modalità e la specifica evidenza appunto che contraddistinguono questa conoscenza attivata dalla relazione simbolica. Abbiamo allora detto che il linguaggio simbolico è un linguaggio rivelativo, e che la relazione simbolica non ha soltanto un valore espressivo ma anche noetico, perché rende possibile la conoscenza, in modo che la trascendenza dell'altro, pur permanendo nella sua inoggettivabilità, si renda dicibile. La relazione simbolica non è una relazione logica, è una relazione ontologica,
perché il simbolo non rimanda semplicemente a qualcosa, ma il simbolo rende presente la realtà che significa. Il simbolo è ricettacolo di una presenza, la presenza dell'altro, dell'altro come un tutto unitario, dicevamo prima. Ed è questa realtà che nel suo manifestarsi attiva la conoscenza. La conoscenza simbolica dunque al suo inizio non nel soggetto, non è una conoscenza spontaneamente acquisita, dice Scheler. La conoscenza simbolica al suo inizio non nel soggetto, ma nell'oggetto che appunto agisce nella sua pregnanza di essere, non quale mera polarità logica. La conoscenza simbolica, lo ribadiamo ancora, è una conoscenza recettiva, non è il risultato di operazioni logiche come una conclusione metafisica, ma è l'accoglienza di ciò che si rivela, di ciò che manifesta se stesso. La conoscenza simbolica ancora è una conoscenza che si dà all'interno di una relazione vissuta e non semplicemente pensata. La funzione propria dell'espressione simbolica non è infatti quella di promuovere una conoscenza puramente mentale, ma di stabilire una relazione che coinvolge vitalmente il soggetto. Ed è soltanto all'interno di questa relazione, una relazione che non lascia indifferenti, una relazione che coinvolge profondamente, vitalmente, una relazione che quindi cambia anche il soggetto, è soltanto all'interno di questa relazione che si dà la comprensione dell'altro, mediata appunto dalla relazione, dal linguaggio simbolico. E la conoscenza simbolica, la conoscenza che appunto è resa possibile dal simbolo, è una conoscenza di libertà, perché vi è la libertà dell'altro che si rivela, all'origine appunto del linguaggio simbolico, ma vi è anche la libertà del soggetto che accoglie tale rivelazione a livello esistenziale. Per cui la conoscenza simbolica attiva un orientamento di vita, mette in movimento la vita. Perché appunto l'accoglienza, il riconoscimento dell'altro è accoglienza dell'altro, è incontro che cambia appunto, che mette in movimento la vita. E la conoscenza simbolica oltrepassa la conoscenza logico-deduttiva, anche perché quanto essa coglie non è risolvibile in concetti. Il simbolo va oltre il linguaggio cognitivo perché è espressivo di un incontro. Ed è incontro anche con ciò che non si lascia tradurre appunto in concetti, con ciò che non si lascia ridurre ad ente, ad oggetto. E da tutto questo deriva la specifica evidenza della conoscenza simbolica come conoscenza propria della intersoggettività, ma anche dell'esperienza religiosa. L'evidenza della conoscenza simbolica è frutto del procedere congiunto di intelletto e volontà, perché appunto l'altro interpella la coscienza morale provocandola alla decisione, l'altro interpella la mia responsabilità, non mette in gioco, non mette in campo semplicemente l'intelletto, ma appunto esige un coinvolgimento della volontà, esige una scelta, il riconoscimento dell'altro nel suo dirsi attraverso il linguaggio simbolico esige una scelta, una decisione e quindi ha anche una dimensione etica di responsabilità per l'altro. E questo significa che la verità che è in gioco nella conoscenza simbolica, quella che appunto è mediata, resa possibile dalla conoscenza simbolica, che è la verità dell'altro, non è una verità equiparabile a quella della scienza, nella sua pretesa di universale validità. Non è un vero generalmente valido in sé, quanto piuttosto, come dice Scheler, un vero individualmente valido in sé. Cioè un'evidenza che non è generalizzabile, non è dimostrabile, ma perché d'altra parte è la realtà stessa che si dà a conoscere nell'evidenza simbolica che sfugge ad ogni dimostrazione. Perché si impone da sé autocertificandosi. La certezza che accompagna la conoscenza resa possibile dal linguaggio simbolico non è quella della incontrovertibilità della deduzione logica, ma è quella che si dà nella libertà di una relazione che coinvolge la persona totalmente e profondamente. Da tutto questo deriva appunto ciò che a cui prima abbiamo fatto riferimento, cioè il problema della comunicabilità
della conoscenza simbolica. Sebbene non universalizzabile, l'evidenza simbolica deve comunque poter essere comunicata in qualche modo. La conoscenza simbolica per Scheler genera di per sé comunicazione, proprio in quanto è forza di coesione e vincolo relazionale, proprio in quanto si dà all'interno della relazione e genera relazione. Quindi ciò che rende possibile la comunicazione della conoscenza simbolica è esattamente il suo carattere relazionale, il suo essere radicata più di ogni altro, di ogni altra conoscenza, ma come la conoscenza umana in quanto tale, nell'amore. Non si conosce se non ciò che si ama, e questo vale in modo peculiare per la conoscenza dell'altro, così come vale in modo particolare per la conoscenza di Dio. Ma se questo è vero, questa conoscenza non può non generare un tessuto di relazioni, un tessuto di relazioni che appunto non dà luogo ad una sorta di confusione mistica, ma piuttosto ad una responsabilità per l'altro e dunque ad una responsabilità solidale, che potremmo dire ha una valenza esistenziale, ma anche una valenza politica in senso lato, perché è una valenza comunitaria, quella dimensione comunitaria che appunto è suscitata ed è posta in chiara evidenza dalla conoscenza simbolica, ma che appartiene in maniera originaria ed essenziale all'essere della persona e all'essere dell'esistenza personale e interpersonale. Ecco, io mi fermo qui e vi ringrazio.